Forza Roma, non so che altro dire. È una partita che ci evoca bellissimi ricordi. Io spero, perché so che da 2 anni a questa parte sarà cambiato totalmente il pubblico del mio canale, totalmente no, però in gran parte sì. Molti saranno cresciuti, molti non mi seguiranno più, molti saranno diversi ovviamente rispetto a prima. Io spero che questa partita venga seguita da molti di quelli che c'erano quella volta, per provare le stesse emozioni che sto provando io in questo momento. Andiamo in campo. Parte subito con un gran bel calcio, qui passa Aubameyang, per Nainggolan anche la tocca, poi sul secondo volo c'è Salah che la raccoglie, ancora Mohamed al centro per De Rossi, Daniele De Rossi, dopo 4 minuti, Kisling si gira, Anderson, applausi per Felipe Anderson, che gol ha fatto, ripartendo CR7 a sinistra, altra bella azione della Roma, Coronato che la mette in mezzo, arriva Aubameyang, dentro il suggerimento per Çalhanoğlu, poi il sinistro di Kramer, 2-2, altro grandissimo gol, ma che partita, al 40esimo è 2-2. Interno parte Aubameyang, lanci Daniele che anche subito fallo, ci può arrivare Aubameyang, ci è arrivato Aubameyang! Aubameyang, ancora lui, 3-2 della Roma, incredibile! Chiama il pallone Aubameyang davanti, lancio di Declan John, non è neanche malissimo, con Leno che esce dalla sua area di rigore, poi Salah ci pensa, il sinistro, mamma mia, da centrocampo Salah, ancora il tocco verticale per Pavard, da Grossi, lancio, poi palla in mezzo, 3-3, ha pareggiato Kramer, è veramente un peccato, se dovesse finire così sarebbe veramente un peccato, salta l'uomo. Poi cerca un corridoio, alla fine ha trovato Kanté che da lì può andare, il destro, Leno, il calcio d'angolo, evviva la Roma! Parte Nainggolan a cercare un tiri, il colpo di testa che non c'è, poi Kanté la mette giù, fa sul sinistro, Kanté! Kanté! 4-3, ancora lui, sempre lui decisivo, all'87esimo, Kanté! Fa esplodere l'Olimpico e questa volta neanche la vede Leno, 4-3, forse il gol che decide una partita infinita. Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio della carriera con enfasi non indifferente. Oggi, come vedete, ebbene sì, siamo qui molto aggiornati, molto nuovi, con la nuova maglia della Roma, stagione 2018-2019, presa su divise Calcio Top, lo trovate qui sotto in descrizione, mi raccomando, maglie da calcio, completini, tute, quello che vi pare a voi, personalizzabili, prezzi davvero bassi e poi di ottima qualità. Ovviamente seguitemi su Instagram, perché se mi seguite su Instagram già lo sapevate, ovviamente ho già spoilerato questo nuovo arrivo. Scaricate OneFootball per rimanere aggiornati a 360 gradi sul mondo del calcio, la migliore app a mio modesto parere. E detto questo, bentornati in questo nuovo episodio. Carriera che si sta evolvendo molto bene, perché la Roma in campionato ma anche in Champions League ha vinto tutte le partite senza subire gol. Avete visto il grandissimo gol di Mertens contro l'Austra-Vienna qualche giorno fa, avete anche visto poi quello di Kanté, anzi i due di Kanté, quello in Champions un po' più pesante. E se di Champions si parla in questo episodio, mamma, c'è una partita che non c'ha bisogno di presentazioni. No, ve lo dico subito, c'è la partita contro il Leverkusen del 23 ottobre, mamma mia. Nura, occhio al movimento da parte di Maressi in verticale, visto e servito dal 99, occhio a Riyad Mahrez che mette il cross, primo palo, la gira Bashuayi in un primo momento, la palla resta lì, ancora Bashuayi che si gira, poi Mertens chiuso, arriva Keita e si salva il Bari, primo squillo della Roma. Riesce a far passare sulla destra per Albassas che corre tanto, lo insegue il Sharawi, occhio al cross e arriva il gol del Bari. Ha segnato Brandon se non sbaglio e questo è un fatto quasi storico in realtà, perché la Roma prende gol per la prima volta in stagione tra campionato e Champions League e succede dopo 7 partite totali. E poi Mahrez vuole partire su Busellato. La velocità del 22, il movimento di Mertens, il lancio di Mahrez è buono, il colpo di testa di Masi in chiusura, poi la palla è ancora buona per Mertens che la mette dentro, Pichai a salvare il Bari. E finisce qui il primo tempo con la Roma in svantaggio a causa del gol di Brandon, che è anche il primo, come detto, subito in stagione dalla Roma.
o insiste sempre il faraone che non molla, che gli dava dentro da Mertens, la gira per l'inserimento di Batshuayi che deve resistere, calcia il pareggio della Roma. Michy Batshuayi, quando serve, segna i gol pesanti, 1-1. Sharawi a cercare, a trovare Batshuayi, occhio a Fekir che è andato dentro, Batshuayi aspetta, serve Sharawi, Mikai in calcio d'angolo e Sharawi, Batshuayi dentro, Sharawi deve aspettare il movimento dei compagni, Fekir lascia Mahrez, calcia Mahrez e calcia sul fondo, combusellato dentro da Rosario che va verticale, occhio che Tomas è scappato a Nura che se l'è perso in maniera molto ingenua, sempre Tomas passa, mette dentro il pallone, bravo Ramos, poi altro pallone per Yatabaré, sorprendentemente il VAR in attacco, traversa al 90esimo, il tempo è finito, la Roma si ferma dopo 5 vittorie di fila in campionato. Si ferma in casa clamorosamente contro il Bari. È 1-1. La Roma però ingenua oggi. La Roma davvero ingenua, perché questa era una partita che non potevi affrontare in questo modo. Mannaggia a noi. E Milan infatti ho visto che ha vinto. L'Olanda ci chiede di allenarla, ma noi andiamo a rifiutare perché non avremo neanche il tempo per portare avanti questa nuova avventura. E allora la Roma deve assolutamente vincere col Milan, che ripeto ha vinto e ci ha agganciato. Genoa-Roma per riscattarci, col Genoa che è quinto a 11 punti, quindi attenzione. La Roma vuole ricominciare a vincere dopo il passo falso clamoroso casalingo contro il Bari, tutto questo a 3 giorni dalla sfida importantissima, soprattutto per tradizione, all'Olimpico in Champions League contro il Leverkusen. Prima però testa a Marassi, testa al Genoa, perché oggi i 3 punti sono obbligatori. Batshuayi confermato col gol contro il Bari, calcia intanto Pellegrini che impegna subito Perin, calcio d'angolo, riesce a tenere il possesso, poi infila per Michel Veloso che mette il cross, Ziller, e poi il Genoa in vantaggio, Amuma, 1-0 per il Genoa. Adesso però non deve diventare un'abitudine prendere gol, non deve spaesarci quel passo falso contro il Bari. Centurion, occhio che da lì può andare ancora il cross sul secondo palo a cercare Amuma che colpisce, Ziller non la tiene. E qui ce la siamo vista bruttissima. Dobbiamo cominciare a giocare ragazzi però, così non va bene. C'è corridoio adesso per Vidal che può partire. Sempre Arturo Vidal, Batshuayi, Mertens, c'è ancora Batshuayi in zona, palla per lui, scambiano i due, fino in fondo, Mertens in aria, Mertens! Ha già pareggiato la Roma alla mezz'ora dopo un inizio shock, 1-1. E adesso rimettiamo tutto a posto, forza ragazzi. Sbaglia il Genoa in uscita, occhio a Mertens, deviazione e palla in angolo, anzi no, calcio di punizione perché la deviazione c'è stata con il braccio, quindi occhio al possibile schema, tocca a Draghi per Mertens, Dries Mertens, un altro gol meraviglioso su punizione, 2-1 e la Roma rimonta subito lo svantaggio iniziale. Di testa Florenzi, ancora in zona Mertens, sterza subito, occhio a Dries Mertens che adesso ricorda quello della passata stagione, sempre Mertens dentro per Batshuayi, la palla passa, destro di Batshuayi, la Roma cala il tris, 3-1 al sesto della ripresa e adesso siamo molto più tranquilli. Per il Sharawi dentro da Fekir, può alimentare, se la porta sul sinistro, lo fa girare sul fondo ed è anche l'ultimo atto perché si chiude qui Genoa-Roma, la Roma trova la sesta vittoria in 7 partite di campionato. Per carità, bene così, i numeri dicono che stiamo facendo bene, ma gli stessi numeri dicono che siamo peggiorati, perché comunque, oltre ad esserci fermati contro il Bari, abbiamo subito 2 gol nelle ultime 2 partite, col fatto che nelle prime 5-7 di totali di stagione non avevamo mai subito gol, qualcosina da sistemare c'è. Vedremo contro il Leverkusen, perché forse eravamo distratti pensando proprio a quella partita lì. Speriamo che questo forse venga tolto, spazzato via. Speriamo che contro il Leverkusen faremo una gran partita. Eccoci qui, martedì, anzi mercoledì 3 ottobre 2019. Forza Roma, non so che altro dire. È una partita che ci evoca bellissimi ricordi. Io spero, perché so che da 2 anni a questa parte sarà cambiato totalmente il pubblico del mio canale. Totalmente no, però in gran parte sì. Molti saranno cresciuti, molti non mi seguiranno più, molti saranno diversi ovviamente rispetto a prima. Io spero che questa partita venga seguita da molti di quelli che c'erano quella volta, per provare le stesse emozioni che sto provando io in questo momento. Andiamo in campo.
Era il 26 luglio 2016. La Roma affrontò il Bayer Leverkusen qui all'Olimpico nel suo girone. Vinse 4-3. Quel giorno la decise un certo N'Golo Kanté con la maglia numero 27 sulle spalle. Quella Roma poi vincerà la Champions League con la finale dei rigori contro l'Arsenal con il commento di Marconi e Zlatan. A 2 anni di distanza, rieccoci qui. Terza stagione, come quella volta. Bayer Leverkusen nel girone qui allo Stadio Olimpico con un certo N'Golo Kanté con l'obiettivo di fare il triplete. Io ho i brividi, voi non lo so. La Roma è a punteggio pieno nel girone, non ha mai subito gol. Il Bayer Leverkusen ne ha vinta una e ha perso l'altra. Quindi attenzione, perché avrà tanta voglia di far bene stasera. Inno della Champions League, mamma mia. Io veramente non so quanto, come ho detto prima, in quanti di voi ci sono ancora da quella volta lì, non so in quanti sono cresciuti, e quindi commentate qui sotto, fatemi sapere. Questa intanto è la Roma che riconferma il 4-2-3-1 con Firmino davanti, così come contro il Feyenoord qui allo Stadio Olimpico. Non c'è Kanté, non c'è dal primo minuto, perché come in quel Roma Leverkusen parte dalla panchina, come Jolly entrerà nel secondo tempo per cambiare, spero in meglio, il match. Anche se egoisticamente spero che non ce ne sia neanche tanto bisogno. Ma in fondo una piccola parte di noi lo sogna un gol di Kanté, magari in quella porta lì, magari di sinistro e magari decisivo. Questo è Leverkusen con il 4-4-2, con un certo Tin Yedvai, classe Roma, e poi Klein, Dragovic, Bender, tra i più conosciuti, da una parte Lucas, dall'altra Bufal, cercato tra l'altro dalla Roma in estate, e poi Folland e Bietto davanti. È tutto pronto, manca soltanto il fischio d'avvio. Mettetevi comodi, godiamoci questa terza giornata del gruppo di Champions League, che comincia con la Roma in possesso di palla. C'è Firmino che fa il movimento, lo fa anche Mertens, servito nella tensione a Mertens, che prende il fondo e la mette sul secondo palo, dove non arriva Martial, giocatore più prolifico in questo girone di Champions League. 3 gol all'esordio contro il Feyenoord, poi a secco contro l'Austria-Vienna, ma ci ha pensato Mertens a farne 2, il secondo, mica brutto. Eccolo ancora il belga, che ben verticale da Roberto Firmino, aspetta Martial, lo serve bene, attenzione a Martial che si inserisce, calcia a giro, sempre lui, Anthony Martial. Roma 1, Leverkusen 0, sotto la Sud, come contro il Feyenoord, ci pensa lui a sbloccarla dopo 6 minuti di gioco, è già avanti la Roma. Che partenza, signori, che partenza della formazione giallorossa. Lancio per Lucas che parte in posizione regolare, mette giù il pallone, attenzione a Lucas che poi torna dietro e c'è la conclusione di Vietto al lato. Attenzione che il Bayern reagisce subito, così come fu 2 anni fa. Di testa Florenzi, subito a tornare in verticale, poi Mertens dentro da Firmino che vuole girarsi e calciare con Özcan che la mette in calcio d'angolo. Attenzione, parte Martial a cercare Florenzi. Roma 2, Leverkusen 0. In quel 26 luglio aveva segnato De Rossi con la fascia al braccio. Eccolo qui Daniele, e oggi segna Florenzi con la fascia al braccio. Sembra tutto scritto al 21esimo. 2-0 Roma. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Özcan sembra che c'ha 40 anni, se capisci, forse 50-60, che c'ha i capelli bianchi. Florenzi, il più piccolino lì di testa, la va a prendere, la mette sotto l'incrocio dei pali. È vero che era marcato da Lucas, che non è proprio altissimo, ma Roma 2 e Leverkusen 0. L'esultanza di Marconi, rabbiosa. Daranno 3 minuti di recupero alla fine di questo primo tempo, con la Roma che continua a dominare il Leverkusen. Mertens vuole scambiare con Firmino, che fa? E poi infila per Mertens, la prende Özcan e nega la gioia del KO, probabilmente, perché sul 3-0 sarebbe stato quasi impossibile pensare, immaginare ad una rimonta delle Leverkusen. Poi ancora Roma, palla verso Under che la tocca in direzione Firmino, lo anticipa Dragovic. E comunque i giallorossi attaccano fino alla fine, non smettono mai di giocare e divertirsi. E infatti finisce qui il primo tempo con la Roma in vantaggio per 2-0 in apertura il gol di Martial, quindi raddoppio di Florenzi di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Una grandissima Roma nel primo tempo, però che però ha concesso anche qualcosina alle Leverkusen, quindi stiamo più attenti nella ripresa. Adesso lo sapete, è il momento di Kanté. Kanté va a Keita senza palla, il suggerimento è buono per il centrocampista numero 13, poi palla ancora per Kanté. Florenzi cerca e trova Keita, in mezzo c'è Firmino, la palla arriva a destinazione, poi la lascia a Kanté, occhio a Kanté che è in zona tiro. Kanté! Kanté! Non poteva non segnare oggi, e segna con un gol
meraviglioso, un gol incredibile, destro secco da casa sua, Roma 3, Leverkusen 0. Mamma mia, mamma mia, se la porta sul destro e calcia con una forza incredibile. Oscar vola ma non può far nulla e da questa angolazione rivediamo la grande. Kanté per il 3-0. Mamma mia, due gol pesanti in Champions League per Kanté. Lucas riesce a crossare dentro, passa a Bender, De Gea. Che parata di De Gea. Ora dalla bandierina è pronto il numero 31, Volland. Parte col sinistro teso. E qui non ci credo. Non ci credo. Cioè, ho fatto i complimenti a De Gea fino adesso. Sì, ragazzi, ditemi che non l'abbiamo preso veramente sto gol. Ma che cosa vuol dire questa cosa? Cioè, vi prego. Vi prego. Ditemi che è uno scherzo. No, perché sennò smetto di lodare i portieri. Se poi fanno ste cose... L'ho lodato sul calcio d'angolo adesso. Ma è incredibile, è incredibile. Primo gol anche in Champions League subito dalla Roma. Questo però, cioè, quasi quasi non lo conterei. Perché dai, cioè, non è vero. Non abbiamo preso seriamente questo gol. La Roma che torna subito in avanti con Mertens che parte in posizione regolare. 4-1. Con la mia voce che è finita. 4-1 per la Roma. Dries Mertens, questo sì che è un gol. Questo è calcio, non quello che avete fatto voi. 4-1. Altri 4 gol a Leverkusen. Tanto per cambiare, tanto per confermare quella sensazione di déjà vu che già avevamo. Può salire Kanté. E lascia Pellegrini, si inserisce ancora Pellegrini. Non lo marcano, non lo tengono. Destro a giro! 5-1! Pokerissimo della Roma. All'83esimo segna pure Lorenzo Pellegrini. Altra firma di un romano romanista. E sono 5. Roma che dilaga. Meritatamente tra l'altro, perché siamo nettamente superiori, eh. Questa Roma è più forte forse nonostante l'assenza di CR7 rispetto a quella di FIFA 16. E Leverkusen è ovviamente meno forte per le tante assenze. Ovviamente non ci sono tanti di quei protagonisti, ma il video lo trovate qui sopra nelle schede e quindi sicuramente potete andarlo a rivedere, a rigustare. Finisce qui, finisce qui. Roma 5, Leverkusen 1. Ecco il déjà vu. Ne abbiamo fatti comunque tanti, ecco, è stata una partita veramente dominata, l'ho detto prima, sul 5-1, insomma una Roma molto più forte, una Leverkusen molto meno pronto a questo confronto rispetto a quel FIFA 16, non a caso, quella volta era la partita più bella e più passa di FIFA 16, non si può dire lo stesso di questa qui, però si può dire che un romanista con la fascia di capitano ha segnato, un romano oltretutto, Kanté ha segnato in quella porta lì, e quindi dai, che dire, io... Ho la pelle d'oca perché più che altro ripensare, ok, sì, sarà soltanto un gioco, sarà soltanto FIFA, però ripensare a quella partita lì, a quanto tempo è passato, anche alle differenze, a quello che è successo nella mia vita, nelle vostre vite, parlo chiaramente di chi mi segue da diversi anni, fa sorridere, perché poi YouTube ci permette anche queste cose qui. Oggi sono molto filosofico, però in realtà mi piace esserlo, lo sapete. YouTube ci permette di vivere anche queste cose, di portare avanti in questo modo la nostra vita e di fare improvvisamente un salto nel passato come fosse ieri, perché rivivere questa partita qui è stato bello, è stato veramente bello.